Anche quest'anno, con l'avvicinarsi delle festività pasquali, chi può si impegna a regalare un sorriso ai bambini che soffrono. Grazie a un'iniziativa di AIL, in sinergia con la CGIL di Reggio Calabria Locri e della Piana di Gioia Tauro e al Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia, i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali di Polistena e Locri hanno ricevuto in dono delle uova di Pasqua da una delegazione formata dai rappresentanti della Segreteria Provinciale SILP CGIL Reggio Calabria, della CGIL Piano di Gioia Tauro, CGIL Reggio Calabria Locri e i poliziotti e le poliziotte in servizio nei commissariati di pubblica sicurezza Regini. Un chiaro segnale di sostegno nei confronti dei bambini e di tutte le persone che sono quotidianamente impegnate in prima linea ad aiutarli. È una bella iniziativa. Noi quando ci sono iniziative di volontariato, donazioni, soprattutto rivolte ai bambini, come è facile intuire, siamo sempre disposti e disponibili a questi progetti. Qualche settimana fa abbiamo inaugurato la sala giochi e a distanza di poche settimane, in coincidenza delle settimane bianche, e questa è una cosa che mi rallegra ancora di più, arriva questa donazione, queste uova di Pasqua donate dalla polizia ai nostri bambini, sempre con lo stesso intento, cioè quello di rendere un po' più piacevole, se così si può dire, la degenza in ospedale. È vero che si arriva in ospedale perché si sta male, ma se noi con il pagliaccio, con i giochi a tema, con la sala giochi e ben venga con la donazione di un uovo di Pasqua per le festività, se rendiamo un po' più dolce la degenza ospedaliera, sicuramente male non facciamo. E oggi, oltre all'attenzione che hanno avuto, è lodevole, perché dobbiamo anche pensare quei bambini anche in periodo di guerra. Quindi una grande attenzione oggi hanno voluto dimostrare verso l'ospedale di Locri, verso il reparto di pediatria. Però ricordiamoci anche i bambini sofferenti per motivi di guerra in Ucraina. Una doppia, diciamo, donazione, quindi una donazione all'ospedale, quindi ai bambini che sono in ospedale, e l'altra donazione che viene fatta all'AIL, perché le uova sono AIL. La prospettiva di oggi è stata organizzata dal SILP CGIL, quindi Sindacato di Polizia della Provincia di Reggio Calabria, dal Sindacato CGIL Reggio Locri, che si è attivato per contribuire quindi poi alla donazione vera e propria delle uova. Dunque, oggi è una giornata particolare nella quale, unitamente al sindacato di polizia, abbiamo voluto portare un sorriso in questo reparto, in un periodo nel quale se ne sentono con la guerra tante terribili notizie che coinvolgono anche i bambini, purtroppo. Ecco, noi ai nostri bimbi ci teniamo tanto e volevamo fare questa iniziativa, un'iniziativa che ha un duplice effetto, quello di fare una donazione all'AIL. Come ha precisato prima il collega, le uova sono state acquistate presso l'AIL, per poi essere portate qui, ripeto, non chiediamo niente se non, ecco, un sorriso. Oggi è stata una giornata importante per il SILP CGIL della provincia di Reggio Calabria, che alla presenza del dottor Musolino, primario del reparto pediatrico dell'ospedale di Locri, alla presenza del dirigente del commissariato di Siderno e anche alla presenza del dirigente del reparto prevenzione crimine, sempre di Siderno, la dottoressa Riccio e il dottor Lucisano, abbiamo voluto regalare un sorriso in questo momento che si esce da una pandemia che ci ha costretti per 2 anni alla sofferenza e si entra anche in un momento di guerra, cercare di portare un sorriso ai bambini che sono il futuro della nostra nazione. Per il SILP CGIL è stato sicuramente un giorno memorabile.